come hai fatto a perdere oggi a tennis? Ho vinto, alla finale ho perso, in confronto ho perso, sì, è vero. Forse la finale con... erano bravi, Ranocchi, Valentini di testa sono forti. Allora ha comprato la partita sul porto. No. Abbiamo meritato di perdere l'ultimo. La testa di Giordano Spezia, questa qua, diciamo, forse la migliore, no? Sì, è stata bella perché abbiamo iniziato bene, dopo abbiamo calato un po', però siamo riusciti ad arrivare in playoff, dopo sono stati bravi anche gli altri a buttarci fuori, però penso che è stato un anno molto positivo, siamo andati a giocare Coppa Italia con Napoli e quello è tanto. Abbiamo passato il turno due volte con le squadre di Serie A, anche quello è difficile da fare. E niente, sono contento che è finita la stagione con tutte le partite giocate, però magari mi rimane qualcosa di amaro per non portare delle spezie in Serie A, come volevo. Questo a livello personale, però, credo che sia stata probabilmente la tua migliore stagione, a livello personale. Sì, non so se la migliore, però dopo aver giocato più di quasi 140 qualcosa partite, uno se fa più portiere, prende più esperienza e piano piano la fa vedere in campo. Però anche i ragazzi sono stati bravi, abbiamo avuto tante difficoltà quest'anno, ma alla fine siamo riusciti a arrivare all'objetivo. Ti cito tre partite, Palermo, con i rigori, eccetera, eccetera. Trapani e Chiava. Sono queste le tre partite in cui ti sei sentito più eroe, più virgolette. Ho fatto tante parate, quella lì, quello è vero. Siamo stati un po' in difficoltà in quelle partite, però per fortuna ho fatto una grande gara e siamo riusciti a non perdere punti. Però, come ti ho detto prima, non sono singole, c'è una squadra dietro, un lavoro dietro del mister, di tutti, che mi fa migliorare. Ci sei rimasto male che non ci sia stato un'ovazione all'ultima partita al Pico? No. Aspettava di farne una in più? No, per niente. Quello sì, anch'io mi aspettavo di tornare. Però no. Sono, come ti ho detto prima, sono stati bravi anche gli altri perché giocano anche gli altri. Però no, non mi aspettavo un'ovazione. Era una partita con il Pisa, una delle più difficili che ho giocato al Pico. Loro già in Serie C vengono dietro a fare, tra virgolette, la guerra, 8 giocatori, 9 giocatori dietro la palla, è stato dura, la palla non ha voluto entrare, però penso che l'addio ai tifosi me l'avete dato tutti gli anni, no, non penso che è stata una cosa brutta nell'ultima partita. Hai citato il Napoli prima per coincidenza o c'è qualche cosa che potrebbe essere... No, l'ho citato perché siamo arrivati lì a giocare, siamo arrivati a giocare con una squadra che stava giocando la Champions League, vuol dire che lo Spezia già si conosce il nome dello Spezia in tanti paesi, quello è l'importante, lo che dobbiamo pensare le cose positive e trattare di migliorare quelle negative che abbiamo fatto. In questi tre anni hai avuto un preparatore come Rolani, insomma, pensi di poterlo ringraziare per questo periodo? Sì, lo ringrazio. Pensi che ti abbia aiutato, insomma? Sì, lo dico ogni volta che parlo con voi, penso che è stato il mio grande allenatore. Se ho avuto due allenatori bravissimi, come è stato il primo anno e mezzo Nenad Bjelica e come è stato adesso Mimmo, penso che il mio allenatore, tra virgolette, personale è stato lui, che ha fatto anche di psicologo, di tutto ha fatto, non solo allenatore di portiere. Grazie. Ok. Bocca al lupo. Crepi, grazie. È stato un piacere. Grazie a voi anche, perché mi hanno sostenuto anche. Non è facile stare lontano dalla famiglia, la prima esperienza mia in Europa e sono stato un spessino in più, dai. Okay. Come fare il piatto, lo sai, l'Argentina? Si parla. Non è che sono stati fortunatissimi. Sì, però è normale quando dicono che uno quando perde le cose lì le sente di più, no? Sì, è così. Dai. Grazie a voi, arrivederci. Mia.
ciao. Ciao, ciao.